Mentre gli abusivi delle case popolari si organizzano per recarsi in delegazione dal prefetto di Agrigento Umberto Postiglione, al quale vogliono chiedere la possibilità di regolarizzare la propria posizione, stamattina le forze dell'ordine e i vigili urbani di Licata hanno effettuato il terzo sgombero. Si tratta della terza palazzina che viene liberata in 3 settimane, cioè da quando è iniziata l'operazione disposta dalla prefettura agrigentina. La scala mobile della ditta di traslochi, ingaggiata dal comune, si è posizionata su una palazzina al primo piano al villaggio dei Fiori, complesso Rubinia. L'appartamento era occupato abusivamente da una famiglia che tra l'altro risiede in Germania ed utilizzava la casa popolare come residenza estiva. I mobili, che erano sistemati all'interno dell'appartamento popolare, sono stati prelevati e trasportati in un magazzino a disposizione dei vigili urbani. Intanto sale la tensione tra gli abusivi, che invece utilizzano queste palazzine come abitazione unica. Sabato prossimo, con inizio alle 16:30, gli abusivi torneranno a riunirsi nei locali di TV Alfa per organizzare la delegazione che dovrà andare ad Agrigento per chiedere di essere ricevuta dal prefetto. Le forze dell'ordine, carabinieri e polizia di Licata, hanno intanto acquisito il TG Alfa di ieri, dove era stato inserito un servizio con interviste agli abusivi delle palazzine popolari. Una inchiesta è stata infatti avviata sulle dichiarazioni di alcuni di loro, che hanno palesemente indicato che ci sono persone che hanno la disponibilità di più appartamenti e allo stesso tempo usufruiscono di una casa popolare. L'editore di TV Alfa, Luigi Cucchiara, ha chiaramente detto agli abusivi che la loro posizione va regolarizzata e che va fatta chiarezza su questa vicenda. Un intervento è stato inoltre chiesto per scongiurare l'ipotesi dell'innalzamento della tensione sociale, che rischia di scoppiare da un momento all'altro, perché a Licata per troppo tempo e ancora oggi si continua a tollerare l'illegalità, e adesso che il problema sta per essere affrontato, dopo le migliaia di denunce pubbliche fatte dall'editore di TV Alfa Luigi Cucchiara, stanno emergendo le responsabilità politiche e amministrative del passato, di chi ha speculato sugli abusivi, di chi li ha protetti e continua a farlo.